forum WPP, un forum tutto al femminile, però insomma Massimo, una parola ce la devi dire. Quest'anno non hai voluto nemmeno fare le presentazioni di casa. Allora, intanto non è tutto femminile perché sono qua anch'io adesso, voglio dire. Però sul palco. Ma non è stata una scelta voluta, è stata il risultato del lavoro fatto dal forum. Quindi in buona sostanza credo che chi ha fatto il lavoro poi dovesse giustamente presentarlo. E sì, mi sono reso conto che era tutto il signore, ma so what, come si dice. Comunque il tema, oltre appunto al fatto che l'abbiano espresso le donne, è quello della sostenibilità, così come deve diventare anche il business della comunicazione, no? Parlavamo off the records anche del nuovo modo di interpretare il rapporto con i clienti e col mercato di WPP, quindi non più gare, non più, cioè anche il fatto della remunerazione diventa un fattore di sostenibilità. Sì, ecco, io adesso non vorrei unire sacro e profano, io credo che la sostenibilità e nello specifico le social impact e quindi anche diversity piuttosto che l'inclusione siano elementi fondamentali della nostra società. Credo che un'azienda che si occupa di comunicazione abbia la responsabilità di affrontarli a pieno, ma tutte le aziende abbiano questa responsabilità. Nello specifico noi come azienda lo facciamo da qualche anno, come tu sai, con attività in area culturale piuttosto che sociale, e continueremo a farlo. Per quello che riguarda poi invece le remunerazioni, no, quello non è l'argomento della sostenibilità di cui parlavamo oggi. Oggi parlavamo proprio della necessità di poter interagire meglio con persone che fanno la comunicazione. Allora il mercato nostro è fatto da donne e da giovani, occorre includere meglio sia gli uomini e le donne che i giovani. Sicuramente la maternità è un issue importante che va risolta, proprio con la partecipazione dei babbi ad esempio. Non credo che possiamo aspettare che siano i governi a decidere per noi, le aziende devono iniziare a prendere le loro responsabilità e a iniziare a fare dei fatti. Però guarda, scusa se riscuso la mia domanda, ma la continuo a sostenere, nel senso che io credo, visti anche i dati, leggendo i dati, no? Ad esempio le donne guadagnano meno, non ci sono i soldi per fare gli asili per i bambini, per cui senza remunerazione, perdonami, sono parole vane. Sì, è vero, però questo è un problema che riguarda il paese, sia per chi si fa remunerare bene che si fa remunerare male. Detto questo, il motivo stesso dell'advisory board che nasce 8 anni fa era quello di dire la comunicazione e i servizi di marketing oggi più che comunicazione hanno un ruolo prioritario e principale come booster dell'economia del paese. È corretto che le aziende lo capiscano e che quindi ci usino in maniera professionale e non come delle commodity o come dei fornitori terz'ordine, perché fanno dell'autolesionismo in primo luogo, secondo non aiutano a crescere il paese e in ultima istanza chiaramente sottopagandoci, hanno un lavoro sottopagato e ci mettono in condizioni di non pagare la gente adeguatamente come dovrebbe. Parlando appunto di mercato, com'è insomma e com'è andata per voi quest'anno? Ma dicevo prima, per noi il mercato è un mercato che quest'anno si è sostanzialmente stabile, si chiude con una quota importante che tu conosci e che comunque ha una profittabilità a 2 cifre. È chiaro che però abbiamo un mercato che vale più o meno 5 billion se si escludono i player come Google e Facebook, e quindi vuol dire che loro sono 3 billion circa, e Amazon è ancora entrato come dovrebbe, che vuol dire che un mercato forse totale perde 2 punti percentuali, forse di più, ma se togli Google e Facebook forse perde veramente 5-6 punti. Quindi un mercato che nella stampa, nella televisione, nella comunicazione classica ha avuto dei grossi disinvestimenti, ma anche ricordato che è un mercato vecchio da parte dei consumatori, questo è un paese vecchio. E l'abbiamo visto e sarà sempre più vecchio, perché nel 2050 saremo più pensionati, no? Allora, una cosa interessante che sentivo, che non c'entra niente con l'old business ma c'entra con noi come cittadini, è che ad esempio l'Italia ha un welfare sanitario di primissimo livello, nel senso che noi diamo il servizio sanitario gratuito a tutti. Io sono molto orgoglioso di questo. Devo anche dire che però mi raccontava un amico primario che in futuro uno dei problemi grossi per i piccoli centri abitati è che tutti abbiamo un ospedale nei piccoli centri e hanno cardiologia, ortopedia, ginecologia, ma non hanno geriatria, neurologia, che sono le tipiche malattie da anziani, certo. Che essendo un paese che continua a invecchiare avremo sempre di più. Tu a Milano, Roma, Torino tu non hai problemi, ma se abiti a Morbegno o Caltanissetta devi aprire un reparto, quindi perché avremo un paese che si invecchia. Così come credo però fortunatamente che tanti ragazzini, che a mio avviso sempre a tutto titolo debbano essere italiani, oggi popolano le nostre classi elementari che rappresentano
due terzi abbondanti, e loro saranno i futuri poliziotti, saranno i futuri infermieri, i futuri medici, i futuri che mi pagano la pensione e i futuri che faranno muovere il digitale di questo paese. Senti, una provocazione, no? In un mercato di questo tipo, parlo della comunicazione, che seppur continua ad avere una parte rilevante nel PIL, quindi andrebbe supportata, c'è ancora spazio per dei gruppi grandi, per delle grandi realtà, o vivono meglio, insomma, quelle più agili e snelle? Io credo che ci sia solamente spazio per i grandi gruppi, e te lo dico anche perché la gran parte di quelle snelle e piccole, quasi tutte poi arrivano da me perché cercano di vendere, quindi evidentemente a un certo punto. Il problema è che siamo in un mondo globalizzato veramente, tu puoi partire bene, puoi crescere, poi a un certo punto arrivi a un livello che o tu, se vuoi servire i tuoi clienti e crescere professionalmente, riesci a essere globale, o sei fuori dai giochi. Avete in mente qualche nuova acquisizione? Noi abbiamo fatto una recentemente, peraltro non grande, ma di altissima qualità, che ha questa, e abbiamo altre due che stiamo finalizzando, e spero che... In che direzione? Sempre digitale. Digitale. E-commerce e digitale. E nuovi clienti, gare importanti? No, noi abbiamo avuto un importante cliente, l'anno scorso, che è entrato Conad, stiamo aspettando in questi giorni la situazione di Wind, come tu sai, che penso e spero positivamente si possa concludere, e poi sai, il mercato è abbastanza fermo sulle gare. Non capita molto, sai, il vero problema grosso non sono le gare, il vero problema grosso è come difendere la tua profittabilità, perché è inutile vincere tante gare e poi perdere soldi, è meglio che ne fai poche ma che fai soldi. Senti, una domanda, insomma, che chiude in degno modo questa intervista e questo forum VPP: se dovessi designare un tuo successore donna, chi sarebbe? E questa è una domanda a cui non posso rispondere, perché ci sarebbero probabilmente, allora diciamo così, che è un segreto che non mi porterò nella tomba, però come io dissi a te anni fa, a 55 anni voglio smettere, io faccio 60 anni quest'anno e veramente vorrei pensare che una volta che siamo entrati nel campus io abbia almeno il buon gusto di potermi fermare a riflettere, e a quel punto vi dirò chi è successore.